È venuto il momento dell'assegnazione del terzo premio. Anche in questo caso siamo costretti a inviare il premio perché la ragazza, che si chiama Natalia Abdulayeva, ed è una ragazza che ci ha mandato la sua poesia dal Kazakistan, non è qui, non può essere qui. La ragazza mi ha naturalmente espresso tutta la sua emozione e manda il suo saluto. I soldi, sapete che il premio, i primi tre premiati, destinano una parte del loro premio ad una organizzazione umanitaria di loro scelta. E questa ragazza mi ha detto che lei destina la parte del premio dovuto, i 200 euro dovuti, alla organizzazione Alpha and Omega, che si occupa di bambini. Земля номада. С детства доносятся звуки домбра. Плывет аргамак сред цветущей травы. Птицы, играя, летают из-под ног. Хвост догоняя, кружится щенок. Юрта у речки вздремнула вечкой. Треплет, полох, порог, стригунок, ветерок. Я бегу по степи, руки к солнцу подняв, горсть любимой земли в кулачке крепко сжав. Я с удивлением глядят на меня верблюды, али маковый наряд, как восьмое чудо. Вот луна, сияя, смотрит в турлик, бабушка качает маленький висик. Часто в снах беспеченных вижу светлый лик. В танце бесконечной кружится уршик. Пух снежинкой тает, превращается в нить. В сон мой прилетает быстрый шалкундик. Нить плывет, петляет, словно путь судьбы. Встречу обещает с храбрым кобланди. Олбаст, злодейка, сеть интриг плетет. Безобидной змейкой Андахар ползет. Ранит криком душу медоносный враг. Только я разрушу козни жестернак. Звезды тихо тают, завершая круг. Утро прилетает на перья сам рук. Выбегу из юрты, упаду в траву. Детский снов волшебный колдовство страхну. Шелест высокий, блеск ковиля, брызги протоки, родная земля, тебе мои строки. È venuto il momento del secondo premio. Il secondo premio è assegnato a Catalina Almeida per la poesia Corpo Floresta. Catalina Núñez de Almeida, per la precisione, per la poesia Corpo Floresta. Corpo Floresta. O feto che rebenta do chão. Ninguém reconhece se é fêmea ou fome. Sabe-se que é verde, que traz insetos presos aos seios e que respira ar. A chuva que atravessa a pele, por toda a parte feridas onde gente se deita. Uma lama secreta acolhe carapaças de corpos antigos. São os primeiros soluços nas estradas de África, morada dos bichos, do pó, dos deuses terrestres. Afinal, este chão e a minha mão estão debaixo da mesma chuva, porque não crescem árvores por entre os dedos. Palmilhamos os campos com poucas sílabas e dizemos quase tudo. A chuva que nos comove, o cheiro da primeira ave, falamos tão ágeis que nos crescem nas bocas folhas verdes em vez de línguas.
Pelos campos o vento cai e caem as primeiras folhas. Mas aqui neste ramo as formigas queimam-nos os pés e as linhas de chuva são também serpentes douradas que secam os olhos dos mais verdes. Pelos campos a noite que veio, soltar-me sem nenhum embaraço os teus dedos. Hoje sinto-me com sol. Súbito adormece e eu permaneço, bicho da terra tão pequeno diante das tuas pálpebras, tão semelhante à erva, crescendo sem espelho, tão rude, olhando o mundo sem raiz. Poesia per quello di Duino viene assegnato alla poesia in lingua portoghese Corpo Floresta di Caterina Nunez de Almeida per l'originalità di un'operazione poetica che sa coniugare la chiarità narrativa con l'intensità della metafora al fine di rendere una potente epifania della natura intesa come unità armonica e principio vitale in cui la soggettività e la relazione con l'alterità si compongono nella soluzione del momento lirico. Prima del primo premio, proprio suspense, io vorrei chiedere, avevo visto il dottor Scarpa della Fondazione Luchetta, vorrei chiedere a lui di dire due parole, visto che... Complimenti per l'organizzazione, per essere riusciti in questi due anni a aver creato questa incredibile raccolta di poesie da tutto il mondo. E oggi Trieste e Duino sono, li sento, al centro del mondo. Abbiamo poesie arrivate dalla Cina, dall'Australia, dal Canada, e unito al Collegio del Mondo Unito veramente trovo che siamo un punto nevralgico oggi, e in questo si sposa un po' la nostra iniziativa. Noi siamo una fondazione che è nata nel 94 per ricordare i nostri amici morti a Mostar e a Mogadiscio, e abbiamo cercato di ricordarli creando dei centri d'accoglienza col supporto del Bullo Garofalo per curare bambini non curabili in patria. Abbiamo fino adesso, per questa globalizzazione, abbiamo ormai fatto venire bambini da più di 15 nazionalità, tutti i Balcani, Afghanistan, Iraq, Russia, Cecenia. E cerchiamo di aiutare tutti nei limiti delle nostre capacità logistiche. Abbiamo due centri d'accoglienza qui a Trieste, abbiamo altri 5 appartamenti. Cerchiamo di aiutare tutti nei limiti delle nostre possibilità economiche. Noi abbiamo solo degli aiuti di privati, non abbiamo aiuti pubblici, e per questo queste iniziative che permettono anche di far conoscere la cosa che noi ancora più importante, questa nostra iniziativa, questa nostra fondazione nelle altre parti del mondo, oltre a permetterci di raccogliere denaro, ci permette anche di far conoscere che a Trieste esiste un'organizzazione come la nostra. Vi ringrazio tanto, ringrazio Ottavio Gruber e la professoressa Valera per l'entusiasmo che hanno e che trasmettono nell'organizzazione di questo premio, che è effettivamente diventato di altissimo livello, sentendo anche le poesie. Ho sentito prima due ragazze liceali che hanno inviato le loro poesie da Mostar. Noi siamo nati a Mostar, purtroppo, e questo gemellaggio con Mostar mi ha reso ancora più emozionato in questo bellissimo pomeriggio. Grazie. Magari dico ora, fuori ci sono i libri che sono stati pubblicati, il libro che è stato pubblicato con le poesie vincitrici e segnalate della precedente edizione, insieme con il CD in cui tutte le poesie sono registrate in lingua originale. Se qualcuno avesse voglia di acquistarlo, come avete sentito, i fondi vanno alla Fondazione Luchetta. Questo è una piccola cosa che comunque fa parte del nostro lavoro e quindi questo nostro discorso che unisce poesia e solidarietà.